Dunque, come anticipato ai microfoni di Padre Pio TV per la regola della sostenibilità, questa settimana abbiamo avuto l'onore di avere con noi la dottoressa Elena Grandi, assessora all'ambiente e al verde del Comune di Milano, che ci ha parlato della Green Week 2024, manifestazione diffusa di eventi organizzati, come ascolteremo dalla sua viva voce, organizzati dal basso per raccontare l'impegno di cittadini, associazioni ed enti che giorno per giorno lavorano per una Milano migliore. Andiamo ad ascoltare. La Green Week, che è una manifestazione che ormai a Milano si svolge da alcuni anni e che con il mio assessorato fortemente vogliamo, sta volgendo alla fine e devo dire che si sta rivelando una manifestazione straordinaria. Più di 300 eventi spalmati nella città, iniziative organizzate per lo più dai cittadini, dalle associazioni, dalle persone che, chiamati un po' a raccolta, hanno dato una risposta entusiasta ed entusiasmante. Sono iniziative di vario genere, una parte ovviamente organizzate anche dal mio assessorato con dei convegni istituzionali importanti, internazionali, con ospiti altre città, con il sindaco che ne ha aperto uno ieri molto importante sulla transizione ecologica e sul nostro cercare di lavorare con la Commissione europea per arrivare alla neutralità carbonica e quindi a non avere più emissioni di CO2 entro il 2030. È un'ambizione veramente molto molto forte alla quale però stiamo lavorando insieme ad aziende, alle università, ai centri di ricerca, alle nostre società partecipate. E poi, oltre a questi eventi più istituzionali, veramente la città si è riempita di feste, di quartiere, di feste nelle scuole, di progetti che stanno andando a termine, che vengono presentati alla città, di mostre, di giri in bicicletta, di corsi di orticoltura urbana, di piccoli convegni in cui si racconta il valore, ad esempio, della biodiversità o della tutela dei nostri suoli o della tutela delle nostre acque. Sono tutte piccole manifestazioni, alcune meno piccole, ma tutte hanno la grande forza di andare in una direzione che è quella che racconta come l'amministrazione comunale in questi anni stia lavorando verso una transizione ecologica che non è più evitabile. I cambiamenti climatici li vediamo tutti, si manifestano in questi ultimi anni in maniera sempre più violenta. Il fatto che siamo stati noi la causa di quei cambiamenti che oggi ci si ritorcono contro ci impone non solo di cambiare le nostre abitudini, di capire che rispettare il nostro pianeta e tutto quello che lo abita e quindi rispettare noi stessi è un dovere, ma anche ad attuare politiche di mitigazione e di adattamento a quei cambiamenti climatici che oggi ci devastano interi quartieri, devastano le campagne dell'Emilia Romagna, allagano le nostre città e quindi creano delle condizioni per cui l'abitare e il vivere delle persone diventa difficoltoso. Noi dobbiamo insieme, e non potremo farlo, non lo potrà fare da solo la politica, né le amministrazioni pubbliche da sole, né l'Europa da sola, né le persone da sole, ma forse tutti insieme, cercando di lavorare a progetti condivisi e cercando anche di coltivare l'entusiasmo e la consapevolezza che queste azioni sono le azioni giuste per cercare di creare un pianeta che possa ridarci quello che noi gli abbiamo tolto e ridarcelo nella maniera tale da consentire a tutti di vivere in un luogo più accogliente, più giusto, più sereno, in cui tutti, anche le categorie più fragili, anche quelli che noi abbiamo sfruttato in questi anni, si pensi ai paesi più poveri del mondo, che sono quelli che più stanno soffrendo dei cambiamenti climatici, tutti insieme possiamo ricostruire un modo di vivere nel nostro pianeta più giusto, come ha detto Papa Francesco, ma come prima di lui ha detto San Francesco. Non per niente, cara assessora, il nostro programma come sottotitolo Da Francesco a Francesco, perché appunto c'è questo filo rosso che lega questi due uomini così importanti e così impegnati su questi temi nel corso delle loro esistenze. Così dunque Elena Grandi, assessore all'ambiente verde del Comune di Milano per la Green Week 2024, un laboratorio
che ci auguriamo non si interrompa, prosegua ancora, perché queste buone pratiche che condividiamo proprio per questi motivi con voi si diffondano e diventino, ecco, buone pratiche diffuse su tutto il territorio. E a proposito di buone pratiche, parlavamo anche di Puliamo il Mondo, l'iniziativa di Lega Ambiente che ormai da tanti anni anima i vari, appunto, territori nazionali, città grandi e piccole, piccoli paesi, aree interne, perché ai noi sappiamo bene che la deturpazione ambientale è qualcosa che ci riguarda tutti. Lega Ambiente una volta all'anno, per la durata di un intero weekend, si dedica alla cura del territorio con centinaia di migliaia di volontari, anche giovanissimi, come è successo a San Giovanni Rotondo proprio nello scorso fine settimana appena trascorso, coinvolgendo anche i ragazzi delle scuole, financo le scuole elementari. Ascoltiamo gli interventi del presidente del circolo Lega Ambiente Lo Sperone San Giovanni Rotondo, Antonio Tortorelli, e del dottor Gianfranco Pazienza in questo contributo video. Nuova edizione di Puliamo il Mondo. Gianfranco Pazienza, a che punto siamo con la tutela dell'ambiente? Che abbiamo una risorsa che sono i figli di questa grande esperienza, i ragazzi che con Puliamo il Mondo tutti gli anni sono capaci di dare una dimostrazione di solidarietà verso il bene pubblico e verso la città. Se gli adulti fossero in grado di ascoltare il grido di dolore della terra, chiederebbero ai bambini tutti i giorni una lezione sulla educazione ambientale, perché nessuno più di bambini capisce cosa è importante fare per non inquinare, per non inquinare l'aria, per non inquinare l'acqua, e soprattutto cosa fare perché i rifiuti non siano rifiuti ma siano risorse per dare a loro stessi la speranza di un mondo e un futuro migliore. Il programma di questo fine settimana prevede: stamattina i bimbi delle scuole elementari raccoglieranno nel centro storico, nel corso Umberto I, cicche di sigarette. I grandi domani invece le associazioni andranno al Parco Nazionale del Gargano, Monte Castellana, zona internazionale dietro la chiesa di San Pio e all'uscita di San Giovanni Rotondo a fare delle bonifiche, piccole bonifiche, non esagerate. Un evento sempre molto partecipato, sì. Quante sono le associazioni e sono le scuole? Circa 20 associazioni, 25 associazioni, le scuole hanno partecipato tutte. Così il presidente del circolo Lega Ambiente Lo Sperone di San Giovanni Rotondo, Antonio Tortorelli, prima di lui dottor Gianfranco Pazienza. Gianfranco Pazienza che ritroveremo anche nel corso della stagione della regola della sostenibilità, perché è un esperto di zone lagunari e zone palustri, e andremo a fare dei focus sia sul livello locale che sul livello nazionale. L'importanza di coinvolgere i bambini in queste iniziative è presto detta, perché ovviamente la cultura della tutela dell'ambiente va cementificata già dai primi anni d'età. Diventa difficile immaginare di rieducare persone che si sono abituate male, sono state abituate male e trattano l'ambiente ancora come una discarica a cielo aperto. Fa male, credo sia un sentimento condiviso, quando percorriamo qualsiasi tipo di strada, in maniera particolare quelle che ci portano all'interno dei boschi, vedere sui cigli delle strade bottiglie buttate, lattine, spazzatura di ogni tipo, è un gesto assolutamente spregevole che ci auguriamo, ecco, possa un'abitudine, una cattiva abitudine che ci auguriamo possa scomparire al più presto, e ringraziamo Lega Ambiente per questo impegno. Un'iniziativa nazionale, come avete potuto leggere in grafica, si è svolta nella settimana precedente a quella che si è appena conclusa. San Giovanni Rotondo invece ha avuto luogo proprio sabato 28 e domenica 29 settembre. Il presidente faceva riferimento alle cicche di sigarette, una particolare che mi ha molto colpito, perché l'intervista l'ho realizzata io stesso, come avete avuto modo di ascoltare. Quel
centimetro che residua dalla fumata, quindi il filtro sostanzialmente, se disperso nell'ambiente ha dei tempi molto lunghi di biodegradazione che vanno dai 5 ai 10 anni, un tempo lunghissimo. Ma qual è l'ulteriore dato che deve farci riflettere? I bambini delle scuole elementari di San Giovanni Rotondo, lì proprio nel centro dove abbiamo realizzato l'intervista, in sole 3 ore hanno raccolto qualcosa come 40.000 cicche di sigarette, un numero impressionante da non crederci, eppure è così. Ecco perché tante volte insistiamo nel dire che anche un piccolo gesto come quello di non disperdere nell'ambiente una cicca di sigarette ha una valenza di straordinaria importanza, perché se moltiplichiamo quel singolo gesto di ognuno di noi, nel caso specifico di ogni fumatore, per ogni giorno dell'anno, e lo moltiplichiamo per tutti i fumatori che ci sono, è ovvio che quel piccolo gesto non è più così piccolo, ma può avere un impatto sull'ambiente davvero importante, purtroppo in negativo. Per cui ecco, ci auguriamo che iniziative come queste riescano a ribaltare la situazione. Bene, ci fermiamo ancora una volta per l'ultima pausa pubblicitaria prima della ultima parte insieme della regola della sostenibilità di quest'oggi. Ritroveremo la dottoressa Elisabetta Del Soldato che ci porterà in giro per l'Italia per questo viaggio sostenibile alla scoperta di quei laboratori, di quelle appunto laboratori di buone pratiche che ci aiutano a vivere il nostro tempo libero nel rispetto dell'ambiente. Per cui restate con noi.